Sembra che a Catania ci siano due feste di Sant'Agata, una di Serie A, quella del giro interno del 5 febbraio, e una di Serie B, quella del 4 febbraio, e in particolar modo quel momento della festa in cui la Santa passa in via Plebiscito. Questo ciò che lamentano i commercianti della zona dei Cappuccini. Secondo loro, se al centro la città si prepara al meglio, in via Plebiscito non sarebbe proprio così. Allora, di problemi ne abbiamo tanti, soprattutto in questa zona, che non vengono attenzionati magari dai servizi comunali, dal rifacimento della strada, dal manto stradale, dalla pulizia e da un po' di cose che vengono scemati più che altro. E quindi siamo noi a dover farli e chiediamo magari di attenzionarli più al comune. Un esempio le posso fare anche da qua vicino, che abbiamo una strada piena di buchi e magari al momento in cui c'è più confusione crea difficoltà e problemi ai passanti. Passa in secondo piano forse perché siamo più periferia, quindi essendo periferia non viene più vista come prima festa, viene più attenzionato il 5 perché magari siamo al centro storico, ma anche qui fa parte di centro e ci teniamo molto e siamo tutti molti devoti a Sant'Agata. Tante persone vengono effettivamente a vedere la festa in questo periodo, proprio in queste zone, perché è la zona dove effettivamente si sente molto di più la festa che della via Etnea. Infatti tutti i devoti ne fanno folklore, fanno del vicino queste altarine, fanno delle preghiere particolari e fanno tanta devozione a Sant'Agata. Il problema che poi riscontriamo solitamente prima di tutto è la cera, che prima viene pulita via Etnea, via Caronda e le zone centrali, e qua passano mesi, a volte giorni, settimane, e fin quando viene una squadra a togliere la cera, quindi creando pericolo ai passanti, specialmente alle persone anziane e ai motociclisti. Questa è una cosa che riscontriamo tutti gli anni. A livello di prevenzione, da qualche anno a questa parte sono passato a lasciare la segatura per evitare di sporcare i marciapiedi, ma molte volte siamo noi stessi commercianti a doverla comprare a spese nostre per evitare problemi più grossi.